Ah. Buongiorno papi. Che c'è? È mancata la corrente? No papi, è Halloween. Papi, in questa casa avverto delle presenze. Avverto degli spiriti. Secondo me c'è qualche presenza di troppo. Lo so, c'è qualcuno di troppo in questa casa, ma non da ora, da molto tempo. Vabbè, basta fare una seduta, papi. Una seduta? Quelli devono andare via, li facciamo pure sedere. Ma perché devo stare conciato così? Per i tuoi figli, perché da diverso tempo che non ti vedono. Ormai per loro sei un fantasma. No, questo è It il pagliaccio. E lo fai per loro, perché stasera li accompagni tu alla festa di Halloween, perché io sono impegnata. Eh certo, è la notte delle streghe, sicuramente avrai da fare. Ma stai zitto! Professore, mi ha procurato quella cosa? Gliel'ho portata. Però si ricordi che questo è un documento di Stato. Se se ne accorgono a scuola, io rischio il posto. Professore, in questa casa ci sono le presenze. E che se ne deve fare del registro? E me ne segno. Oh, spiriti della notte, fatevi vedere. Papà, posso avere un caffè? Sì, amore, guarda, però te lo dico, facciamo una cosa veloce perché io ho da fare. Zitta, zitta, non spezzate la catena e chiudete gli occhi. Oh, spiriti della notte, fatevi vedere. Oh, spiriti della notte, perché non vi palesate? Perché gli spiriti della notte a quest'ora dormono. Sono le 11 del mattino. La tazzina è apparsa qui davanti. Cosa vorrà dire lo spirito? Il messaggio è chiaro. Beviti un'emozione. Sì, però il caffè era mio. Siete ridicoli, credetemi, siete ridicoli. Basta! Cosa sono queste pagliacciate? Io sono una persona seria. E poi io agli spiriti non ci credo. Samara!